Marco, ciao, come ciao, stai? Ciao, bene, tu? Che però ti faccio raccontare a te il Competence Center. Certo, grazie mille. MADE è uno degli 8 Competence Center d'Italia, sono stati lanciati con il Piano Nazionale Industria 4.0 ormai 2 anni fa. Politecnico, insieme ad altri 44 partner, ha vinto questa gara finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico. I partner sono le aziende del mondo dell'automazione, del mondo del software, del mondo della formazione. Mi ricordo quando abbiamo firmato, è stato un grande evento, insomma. Era l'11 gennaio di 2 anni fa, di fatto, cioè, quando abbiamo firmato, quindi abbiamo appena compiuto 2 anni. I Competence Center servono ad aiutare le imprese italiane, le piccole, le medie e le grandi, a digitalizzarsi. Noi abbiamo perso competitività come paese, abbiamo perso quasi 10 punti di produttività negli ultimi 12 anni. Il tema è che l'industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, è il modo per recuperare questa competitività. Che cosa fa un Competence Center? Fa sostanzialmente 3 cose. Orientamento, quindi avvicina le imprese a capire questo mondo. Fa formazione, perché poi non è che si tratta solo di investire, comprare attrezzature, comprare macchine, connettere queste macchine, ma bisogna anche lavorare sulle persone. Questa è la ragione per cui le università sono state poi coinvolte in questo tipo di iniziative. E poi la terza cosa, bisogna fare, perché bisogna aiutare le aziende a scaricare a terra questo know-how che hanno acquisito. Quindi noi facciamo dei progetti con le imprese, le accompagniamo, andiamo prima da loro a capire a che punto sono, le portiamo qui al Competence Center a fare una visita come quella che farai stasera, ma poi le aiutiamo anche a scegliere le tecnologie migliori, a fare scouting tecnologico. Quindi devi tra l'altro essere sempre sulla frontiera delle tecnologie. E siamo di fatto sulla frontiera delle tecnologie. Non facciamo ricerca, quindi non ricerca, perché noi prendiamo le tecnologie attuali che loro devono portare nelle loro imprese produttive e le aiutiamo in questo tipo di attività. Tutto questo dentro un campus è bellissimo. Tutto questo dentro un campus, perché bisogna far capire alle imprese che bisogna rimanere sempre sulla frontiera dell'innovazione tecnologica, a contatto con le nostre tra persone. Tra l'altro qui, se ci pensate, erano spazi industriali. Prima che arrivassimo qui sono spazi industriali, li abbiamo utilizzati per fare formazione e in quel certo senso li riportiamo a fare un nuovo modo di formazione d'impresa. E l'idea è proprio di far vedere come le fabbriche di oggi possono essere bianche, perché vedrete il colore, allora, pulite, dai, entriamo, dai, e sostenibili, entriamo. Soprattutto. Quindi io adesso ti lascio a Giambattista Grosso. Ciao Giambattista, ciao, che bello. Buongiorno, benvenuto. Bello, vedi, trovati in una fabbrica e l'abbiamo resa 4.0. Allora, qua tanto stiamo qualche minuto, sì. Quindi io quasi quasi mi tolgo la giacca, certo, così sono più comodo. Mentre ti faccio raccontare... Allora, siamo in una fabbrica, come hai anticipato tu, diciamo, di quelle come si usavano una volta, retrofittata in 4.0, e abbiamo portato all'interno tutte le tecnologie che oggi sono più sfidanti per il mondo dell'industria. Abbiamo, diciamo, deciso di raccontare con 20 dimostratori, li abbiamo divisi in 6 aree tecnologiche. Io direi che iniziamo subito su una cosa bella calda, con un'area, così ti lascio il Paolo Rocco e poi facciamo il giro all'interno. Qui, diciamo, questa è l'area della bottega collaborativa. Ciao Paolo, bello vederti. Ciao, piacere. Allora, ci troviamo qui nell'area della robotica collaborativa e dei dispositivi indossabili per potenziare l'operatore. Ho visto, ciao, piacere. Infatti. Allora, perché ci sono tutti questi dispositivi qui? Perché, come già detto, immagino, Marco Teisce, vogliamo riprodurre una fabbrica e quindi tutte le attrezzature per poter far toccare con mano che cos'è l'industria 4.0, poterci fare poi formazione e progetti. Tra l'altro, dipartimenti. Sì, diversi dipartimenti che qui, hanno lavorato insieme, hanno lavorato insieme per realizzare questo progetto insieme alle aziende. Quindi ogni tanto sei costretto a fare Leonardo Bovisa. Io vado avanti e indietro spesso da Leonardo Bovisa. Intanto sta andando avanti e indietro anche questo robot mobile della Comau che si sta portando vicino al robot collaborativo. Ecco, vedete, qui siamo insieme ai robot, ma non ci sono cancellate infrastrutture di sicurezza, perché questi sono i nuovi robot, i robot del futuro, i robot collaborativi, cosiddetti cobot, con cui si può stare quando abbiamo iniziato fianco a occuparci di ingegneria dell'automazione. Qui ci sarebbe stata una gabbia, sarebbe stata dei una gabbia, pulsanti, assolutamente vietatissimo entrare. Invece il robot, invece, guardate, e soprattutto Renzo, lui non sarebbe mai stato così vicino, un robot. Assolutamente. Adesso lui fa questa guida manuale del robot, questo robot della Comau, e porterà questa ruota a bordo della GV
per poi continuare un processo di assemblaggio della ruota sul resto della moto. Ecco, immaginate dover fare questa operazione continuamente senza l'ausilio del robot, alla lunga delle conseguenze sull'apparato muscolo-scheletrico. Indietro vedete anche altri due robot collaborativi, più piccoli, sono il robot KUKA e quello Universal Robots, e sono robot molto usati nell'industria. Robot molto usati nell'industria, adesso il rettore interferisce con il... Il rettore interferisce con naturalmente. Con la GV. Ci sono sensori di prossimità. Sì, immagino. Ci sono sensori di prossimità che consentono di operare in sicurezza. Quindi lui ha fatto questa operazione di guida manuale, adesso la ruota viene portata via, nella dimostrazione completa poi contribuiscono anche gli altri robot, adesso questi altri robot non li tocchiamo perché è un po' complicato. E poi altro oggetto che abbiamo, come ti dicevo prima, in questa parte qui sono i dispositivi indossabili, questo è un esoscheletro ancora della Comau, che serve potenziare l'operatore per quanto riguarda gli arti superiori. È un esoscheletro passivo, quindi non c'è nulla, come dire, di elettronico dentro, ma semplicemente, tu me lo saprai spiegare meglio di me, attraverso un sistema di masse e sistemi elastici riesce a compensare lo sforzo dell'operatore e quindi alla lunga ridurre l'esposizione al rischio muscolo-scheletrico. Interessantissimo. Quindi questo è un po' quest'area che è una delle sei quindi aree. Quindi le imprese possono venire qui, possono venire, fare guardare, fare progetti congiunti e poi chiaramente... E qui non c'è solo docenti, ma ci sono anche persone delle imprese che lavorano. Sono persone delle imprese che hanno da un lato conferito tutte queste attrezzature, perché sono attrezzature conferite dalle imprese, dall'altro anche personale, quindi c'è personale delle aziende che viene, collabora con i docenti delle università in questa sinergia che comunque pensare di è essere cosa veramente nuova. In un ambiente, guardate per favore anche la bellezza dello spazio. Sì, 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 è stato uno spazio... È stato un bellissimo recupero, e, no, bello rivedere come sarebbe stata la fabbrica di qualche anno fa. Molto bello. Grazie Paolo. Grazie. Credo, continuiamo il giro. Andiamo sì, a vedere qualche altro. Diciamo, qui ci sono appunto queste sei aree, ora non te le faccio vedere tutte, ma ti invito a tornare una volta con più calma. Volentieri. Faremo diciamo, tutti i concetti, dalla simulazione dell'automazione al gemello digitale, la logistica... con i carrellini che si muovono e così via, rendiamo molto interattiva. Abbiamo tutta un'area dedicata alla progettazione evoluta, alla realtà virtuale, alla realtà aumentata. Abbiamo qui una delle cave, una di queste stanze per realtà virtuale significativa anche nell'area, non ce ne sono altre a servizio delle aziende. Possiamo entrare? Sì, sì. E questo c'è la nostra collaboratrice che sta navigando in questo progetto, quindi può lei guardare cosa succede all'interno di questo oggetto che abbiamo anche fisicamente dall'altra parte, può interagire quindi in qualche modo con il motore che ci sta camminando sopra, però quindi in realtà noi qui la vediamo in bidimensionale, quindi non apprezziamo, esatto, però lei con gli occhiali la vede in tridimensionale, entrando in questo motore sostanzialmente, poi sta andando con a vedere... dei joystick che adesso diciamo non abbiamo messo in servizio ancora, che stiamo ancora finendo alcune cose, lei potrà smontare dei pezzi e per esempio si possono fare dei corsi sulla manutenzione, su come si possono cambiare alcune cose. Questo aggiorna automaticamente anche il disegno, se io voglio far vedere a un cliente per esempio anche capire il montaggio, se ci sono interferenze durante il montaggio, quindi possono fare tutta una serie di cose. Spero. Che vanno dal concetto del prodotto fino a come il prodotto viene gestito, come viene manutenuto, come viene in qualche modo eseguito, ed è un po' una chicca anche questa, diciamo, per quest'area sicuramente una bella ventata di novità. Abbiamo dato fastidio, speriamo. Ah, eccolo, come, sì, questo sì, abbiamo anche qui perché, è l'oggetto fisico che... Perché alla realtà virtuale aggiungiamo anche la realtà aumentata, è possibile grazie diciamo a degli occhiali andare a vedere quel motore e andare in qualche modo a vedere delle informazioni in più. Quindi uno ha fatto una simulazione fluidodinamica, può guardare con questi occhiali la simulazione e vedere per esempio i punti più caldi, i punti più critici. Tecnologie diverse, ma non solo industriali, quindi anche il consumer, abbiamo elettrodomestici, qui tra i partner non abbiamo solo fornitori di tecnologia, ma anche aziende finali, abbiamo aziende come Whirlpool, FPT, abbiamo Brembo, che ci danno anche quella che è la conoscenza di chi lavora effettivamente all'interno. Questo è anche
c'è dentro la mano anche di qualche scuola dell'architettura, certo, che ci ha dato una mano, ecco, qui c'è stato in fase di progettazione proprio un'attività non solo dei dipartimenti tecnologici ma anche del dipartimento di architettura con cui insieme abbiamo pensato a questo recupero, perché qui vedo sicuramente delle attenzioni che magari né tu né Paolo Rocco, certo, eravamo no, in grado di dare. Di Polini, sono stati di supporto importante per valorizzare questo. Parleremo di big data, parleremo di cyber security, parleremo di macchine utensili, di retrofitting delle macchine utensili, di manutenzione predittiva sulle macchine utensili, formazione, diciamo, sarà una formazione in classe, ma anche una formazione hands-on, sarà possibile lavorare sulle macchine, insegneremo. Però stiamo andando a disegnare l'università del domani. Diciamo, quello che noi ci diciamo è un esperimento e speriamo. Perché, esatto. Cioè, questa compartecipazione, questi spazi, questo modo di essere all'interno quasi della macchina, del laboratorio. Aiuta in queste cose. E poi arriviamo adesso, questa è in un'area particolarmente promettente anche per quello che è l'industria 4.0, che sul tema della stampa additiva. Ti lascio la professoressa Colosimo che ti racconterà. Benvenuta. E questo è un altro luogo che lasceremo un po' a servizio del territorio. Sì, venite dalla progettazione prodotto e qui si stampano prototipi funzionali. Questa è una stampante. Cioè, quindi, l'Additi esce dal laboratorio di ricerca, sì, e finalmente si accredita in maniera significativa come elemento della produzione. Assolutamente quindi... sì. Quindi riesce a creare delle geometrie complesse con tempi ormai ragionevoli, finiture molto buone. Questo per esempio è una sezione di un cranio per studiare la protesi da customizzare, riesce a realizzare, diciamo, componenti già che sono assemblati senza la necessità di una fase, con cinematismi, quindi riesce quindi a realizzare anche, diciamo, geometrie che possono permettere di studiare. In altre tecnologie sarebbe assolutamente improbabile, impossibile, insomma. Quindi esce dalla ricerca, inizia a realizzare oggetti che possono essere utilizzati per preserie, ma riesce anche ad arrivare anche alla produzione vera e propria. Qui verrà tra un po' una stampante metallo. Geometrie complesse richiedono modi diversi di ispezionare, quindi un cambiamento anche nel controllo qualità, e quindi abbiamo competenze diverse, metodi diversi di progettazione, diversa, di verifica e via dicendo, e di naturalmente di realizzazione. Se vuoi portarti via un gadget, volentieri. Ho una pallina o uno scacco, o tutti e due, poi scegli. Tieni. No? La pallina sì, vai. Nel senso che poi rimane... Hai notato che ha colori, sì. Questa è un'altra sì, novità tecnologica importante, il fatto che stampiamo su colori diversi. Grazie, questa la rubo volentieri. Ci muoviamo quindi verso l'ispezione, geometrie complicate con cavità interne, andiamo verso il tomografo, quindi invece di usarlo per il nostro corpo, lo usiamo per oggetti di forma complicata. Stefano Petrò ha appena realizzato la tomografia di una struttura molto leggera, alleggerita in lattice. No, però dobbiamo spiegare cos'è un tomografo, perché qui ci ascoltano. Allora, raggi che vengono, in realtà passano attraverso l'oggetto, che è un oggetto in questo caso stampato in materiale metallico, c'è un detector, l'attenuazione dei raggi permette di capire qual è la densità attraversata e attraverso la rotazione ricostruire. Una grande radiografia tridimensionale. L'affidabilità strutturale del pezzo. È tridimensionale, quindi significa per geometrie anche molto leggere ma molto complesse internamente io riesco ad andare dentro senza la necessità di sezionare il componente come dovrei fare. Queste tecnologie sono possibili solo con la stampa 3D, ma senza un tomografo avrei dovuto andare di controllo di volta distruttivo, invece questo abilita la possibilità, certo, di utilizzare. Geometrie leggere che permettono di assorbire gli urti, di migliorare lo scambio termico, e il tomografo permette di avere una rappresentazione tridimensionale. Magari Stefano mi aiuta anche a far vedere per un oggetto anche di forma molto complicata come il tomografo riesce addirittura a... Questi realizzati tutti in stampa 3D di metallo, riesce a darci un'idea della deviazione dal nominale, quindi quanto abbiamo stampato bene e quanto abbiamo stampato male, riusciamo addirittura ad andare all'interno a vedere i pori e quindi la porosità che potrebbe poi influenzare le prestazioni meccaniche funzionali alla fine. E quindi si ritorna nella progettazione e nella stampa. E quindi si chiude il giro. Cerchio, no? Quindi grazie, bellissimo, complimenti. Grazie. Grazie Stefano. A questo punto credo che... Puoi rimettere la giacca, ma Marco ti vuol fare... Lasciamo un autografo. Questo,
piccolo fuori programma, abbiamo pensato di lanciare stasera il guest book, quindi se vuoi essere il primo a firmarcelo, questo ci farebbe molto piacere. Dietro ovviamente un assegno in bianco, sì, però sì, no, firma, non ti preoccupare. Allora lo firmiamo, anzi invito un po' tutti a passare. A passare, perché secondo me ci saranno grandi possibilità di collaborazione da parte delle industrie, ma da parte anche di grandi gruppi di ricerca dell'Ateneo. Che come hai visto oggi sono qui presenti. Assolutamente. Naturalmente poi facciamo un'inaugurazione ufficiale, certo, quando potremo brindare, perché certo. Naturalmente non scampate questo. Grazie ancora, grazie a te per essere passato. Ciao.